Come tengo le bacchette? Oggi voglio spiegare un attimo qual è stato il mio percorso, diciamo. Perché le tengo in un certo modo, cosa ho cambiato negli anni, cosa ho capito, diciamo, tra virgolette, negli anni. Ovviamente non ho capito ancora nulla, sono sempre lì che continuo a dire ma forse questa cosa è meglio dell'altra, prova a tenere così il medio e l'indice, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo credo sia la cosa giusta, sia la cosa migliore per cercare di... per migliorare. Prima di parlarvi della mia impostazione, vi vorrei dire di impostare il vostro canale in modalità iscritto. Cioè, se non siete ancora iscritti al canale, cliccate su iscriviti, cliccate sulla campanellina, lasciate anche un mi piace a questo video e commentate. Così almeno supportate tutta la questione canale, supportate me e mi permettete di andare avanti. Ma comunque passiamo a noi, anzi andiamo dietro. Il primo passo importante, soprattutto per chi inizia, è quello di pensare al tipo di impugnatura che si vuole usare. Ce ne sono principalmente due: matched e traditional grip. Io solitamente consiglio di incominciare con la matched, poi ovviamente questo dipenderà molto anche dal vostro insegnante eccetera eccetera, ma se possibile consiglio di cominciare così. Prima cosa, per una questione di comodità, con la matched abbiamo tutte e due le mani uguali e possiamo arrivare molto più semplicemente dappertutto, e in più anche perché suonando in traditional bisogna praticamente andare a studiare la tecnica due volte, perché la tecnica della mano destra e la tecnica della mano sinistra sono diverse. A parte questo, non voglio dilungarmi troppo perché ho già fatto un video in cui spiego le differenze tra matched e traditional, quindi ve lo lascio qui sopra in una scheda. Detto ciò ragazzi, la tecnica e l'impugnatura sono due cose molto molto importanti, bisogna farci veramente tantissima attenzione. Molto spesso sono un po' sottovalutate, cioè non sottovalutate ma sono lasciate un po' lì. Sì vabbè, la tecnica, a me frega andare veloce ma avere le mani a posto non me ne frega. Ecco, questo è un problema perché rischiamo di farci veramente del male. Quindi soprattutto quando siamo sul pad a studiare appunto la tecnica, facciamo molta attenzione all'impugnatura. Se suonate in matched, fate molta attenzione ad avere il dorso delle mani rivolto verso l'alto, le dita devono chiudere bene la bacchetta, questa è una cosa molto molto importante per avere il controllo. E queste due cose, dorso verso l'alto più dita bene attaccate alla bacchetta, ci permetteranno di utilizzare al meglio il polso. Un esercizietto carino e secondo me, per quanto sia stupido, che faccio fare spesso ai miei allievi è questo: per imparare a tenere la bacchetta nel modo giusto, io faccio fare queste due cose. Faccio tenere la bacchetta tra indice e pollice in questo modo e gli dico provate a suonare sul pad ad esempio. Se la bacchetta non cade significa che la sta tenendo nel modo giusto, se non la si tiene nel modo giusto, ad esempio si tiene il pollice troppo avanti, nel momento in cui suoniamo non abbiamo il controllo e rischiamo che la bacchetta... Se questo funziona ed è tutto a posto, io dico adesso togli queste due dita e tieni la bacchetta solo con le altre tre dita e prova di nuovo a suonare. L'impugnatura giusta è quella delle due cose insieme, cioè indice e pollice devono tenere salda la bacchetta, mentre le altre tre dita devono chiudersi e appoggiarsi. Questo vi permetterà di avere la bacchetta bella salda in mano. Poi ovviamente ricordatevi che nel momento in cui dovete andare a suonare dovete girare anche il dorso verso l'alto come vi dicevo prima, per poter utilizzare al meglio il polso. Dopo aver studiato per un bel po' di anni l'impugnatura ed essermi rotto le scatole a capire bene se i polsi andavano eccetera eccetera eccetera, il mio terzo passo diciamo è stato quello di mollare, o comunque cercare di mollare sempre di più le bacchette dalla mia mano, per poter avere un drumming più fluido e soprattutto anche un suono migliore. Si sa che più permettiamo alla bacchetta di muovere all'interno della nostra mano, più il suono sarà bello e rotondo, ma ovviamente faremo più fatica a tenere la bacchetta perché la nostra bacchetta potrà muoversi molto di più all'interno della nostra mano e quindi rischieremo molto di più che ci cada. Ma comunque man mano che si studia appunto l'impugnatura, man mano che si studia la tecnica, anche se appunto molliamo molto la nostra bacchetta nella nostra mano e quindi non la teniamo strettissima, vedrete che il grip ce l'avremo lo stesso senza problemi. Il passo però per me fondamentale oltre al terzo è stato il quarto, cioè a un certo punto mi sono svegliato e ho deciso di fare una cosa. La prima regola è stata quella di stringere un pochettino l'angolazione delle bacchette, cioè anziché suonare con la bacchetta tenuta in questo modo ho cominciato a tenerla così, in modo tale che praticamente la mia bacchetta fosse il prolungamento del mio braccio. Come potete vedere però il mignolo viene tagliato fuori, quindi la cosa che ho fatto è decidere di fregarmene. E dato che molto spesso mi chiedete ma scusami il mignolo tu non lo usi mai, allora il mignolo per quanto mi riguarda non è così importante. È vero che può dare il controllo eccetera eccetera eccetera, ma io mi sono dato un'altra regola, cioè la regola che mi sono dato oltre alla questione dell'angolazione della bacchetta è stata che queste due dita, cioè il medio e l'anulare, non devono
mai staccarsi dalla bacchetta, cioè devono rimanere sempre perfettamente attaccate. In questo modo io ho molto 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 più controllo di quello che faccio, quindi che io stia usando solo i polsi, che io faccia la Müller Technique, che io stia usando le dita o che io faccia ad esempio la push and pull, queste due dita non si staccano mai 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 dalla bacchetta, in modo da avere sempre appunto il controllo di quello che sto facendo. Questa è stata veramente, raga, una cosa fondamentale che uso da più o meno tre anni e mezzo, ma da quando ho incominciato a fare questa cosa e da quando ho cominciato a prendere confidenza con questo tipo di impugnatura non ho mai più cambiato, perché mi trovo veramente 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 molto bene. L'ultimo passo, l'ultimo consiglio che vi do, cioè il quinto, mi sembra di essere al quinto, è un consiglio che do soprattutto a chi ha già studiato la tecnica e chi quindi ha una buona tecnica, è quella di fregarsene un po' di più, cioè non fatevi troppi problemi, la mia mano destra è uguale alla mia mano sinistra, qui il mignolo lo tengo 5 gradi più a destra, qui il mignolo lo tengo solo 3 e mezzo. Allora raga, è giusto farsi tutti questi problemi tra le mani per migliorare, ma a un certo punto pensate più al suono e meno a quello che state vedendo. Magari se siete allo specchio e studiate la tecnica, pensate almeno ad avere la perfezione, a vedervi come se aveste le mani specchiate perfettamente. Questo perché? Perché tanto se una cosa suona bene, va bene così in qualsiasi modo la stiate facendo. Ovviamente se avete le mani sbagliate, quindi rischiate di farvi del male, allora quello è un altro conto, bisogna studiare meglio la tecnica e meglio l'impostazione. Ma se non vi fate del male e una cosa suona bene, non preoccupatevi di cercare di farla suonare sempre in questo modo, ma avendo le mani più belle. Quindi ricordatevi, fatevi meno problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi ho provato un pochettino a darvi un po' di consigli e a dirvi quello che ho fatto io con la mia impugnatura. Alcune cose vi saranno utili, alcune cose non vi saranno utili. Voi prendete solo quello che vi serve e il resto buttatelo via. Con questo io vi saluterei ricordandovi di iscrivervi al canale, di cliccare eccetera eccetera, mettetemi un mi piace. Però fatemi sapere, questo è molto importante, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo video e in generale dell'impugnatura. Se voi avete altre cose da dire, altre informazioni, scrivetele qui sotto, così che tutti quelli che guardano questo video possano vedere anche le vostre informazioni. Per il resto direi che la possiamo finire qua. Io vi saluto, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!